Va in scena fino al 28 novembre presso la Galleria Comunale d'Arte del Palazzo del Ridotto di Cesena la mostra antologica La Scatola Magica. Tema ispiratore è il mondo dell'infanzia, elaborato dalle opere dei pittori Mauro Andrea, Domenico Cancelli, Jacopo Flamini e Luciano Navacchia, dello scultore Gianfranco Giorni e dal poeta Luigi Ricciputi. L'idea è partita da Massimo Roveretti, questa idea che è in comitanza poi con l'anno dell'infanzia, e abbiamo scelto alcuni autori, di cui tre di Cesena, uno di Faenza, il povero Mauro Andrea, e uno di Folì, Jacopo Flamini. L'idea è stata valida, ho accettato ben volentieri perché le figure dei bambini mi sono sempre piaciuti e quindi è stata una cosa molto gradevole per me. Mauro Andrea, secondo me, fa un'operazione che supera addirittura Andy Warhol, nel senso che Andy Warhol ha preso una serie di icone che sono Marilyn Monroe, Mao e tanti altri personaggi, che però sono legati soprattutto al mondo degli adulti. Mauro Andrea fa un'operazione diversa, prende la figura di Topolino, che è forse l'icona più conosciuta al mondo, ma conosciuta non solo dagli adulti ma anche dai bambini. Quindi prende tutto il mondo, sia degli adulti che dei bambini. E quindi è per questo che io ritengo sia uno dei più grandi artisti, ma non solo io, perché Mauro Andrea ha dei critici, ha esposti in tutto il mondo e di lui hanno scritto forse i più grandi critici del mondo. Uno di questi, quello più conosciuto forse a livello televisivo, che è Vittorio Sgarbi.